Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi mi porta in una piazza, ma anche a una fermata della linea 1, la rossa, della metropolitana. Sono infatti in De Angeli. Ernesto De Angeli nacque a Laveno, in provincia di Varese, il 26 gennaio del 1849. Figlio di Ercole e Maddalena, una coincidenza il nome della madre probabilmente, si trasferì giovanissimo a Milano per seguire i corsi di ingegneria industriale del Politecnico. La morte del padre però lo costrinse a interrompere gli studi per provvedere al sostentamento della madre e delle tre sorelle. In cerca di lavoro trovò impiego presso l'azienda di Eugenio Cantoni, un industriale e banchiere di grande prestigio. Tuttavia lo stipendio non era sufficiente a coprire i bisogni della famiglia e così Ernesto iniziò a lavorare anche come contabile in una piccola tintoria nel sobborgo della Maddalena, acquistata dal Cantoni nel 1868. Per inciso, sobborgo della Maddalena è oggi De Angeli, la zona De Angeli. Questo secondo impiego gli permise di approfondire le competenze tecniche ed economiche necessarie per la gestione aziendale. Grazie alla fiducia e al sostegno del Cantoni, Ernesto poté recarsi in Germania, Francia, Gran Bretagna per un soggiorno di studio e pratica professionale. Al suo ritorno divenne direttore della stamperia. Grazie alle favorevoli condizioni del mercato finanziario milanese e alla ripresa del settore cotoniero, nel 1878 Ernesto De Angeli fondò la società in accomandita semplice per la stamperia e la colorazione dei tessuti Ernesto De Angeli, con un capitale di 650.000 lire sottoscritto da nomi importanti della finanza e dell'imprenditoria lombarda. In 20 anni l'azienda divenne uno dei giganti dell'industria italiana, grazie alle capacità tecniche e imprenditoriali di De Angeli e alla collaborazione con Giuseppe Frua, che nel 1883 sposò Anna, una delle sorelle di Ernesto, e fu poi nominato procuratore generale della società. Gli interessi di Ernesto si espansero anche verso settore di recente sviluppo tecnologico e finanziario, insomma un vero imprenditore. Il nostro De Angeli divenne una figura di spicco nell'alta società milanese. Nel 1893 acquistò un palco alla Scala ed era membro di numerose istituzioni, tra cui la Società di Incoraggiamento di Arti e Mestieri e il Museo Commerciale di Milano. Nel 1895 fu nominato senatore e, tra le altre cose, acquistò 3 quote della società editrice del Corriere della Sera, diventando socio di Benigno Crespi e Giovanni Battista Pirelli. Ernesto De Angeli continuò a vivere a Milano, in via della Maddalena, vicino al suo cotonificio, fino alla sua morte, avvenuta il 17 gennaio del 1907.